Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento, il secondo episodio della nuova stagione del Bidone dell'Umido, questa raccolta dei giochi indie più brutti e più ignoranti che si possono trovare nel web. E come di consueto, cercando di riprenderci da quella brutta esperienza della volta scorsa, anche se ne dubito perché il mouse, il signor mouse, non è diciamo dalla parte del giocatore ma è contro il giocatore, quindi mouse delle mie brame. C'è un gioco che non sia brutto in questo reame? Il cursore si è fermato su un gioco chiamato iMonger. Ecco, proprio il menu minimale! Ah, oddio, ma c'è l'audio? No, non c'è. Start. You are hungry. Ma hungry vuol dire affamato. Pressi E to eat. Click, click. La ciambella! Quella di Homer. Ma che cosa vuol dire? Ma un gioco horror che quando prendi il cibo fa yeah! I vari suoni. Yeah! Yeah! Come minimo. Oh, oddio, bellissima la farfalla quella di Life is Strange. Blu così, bella. E sparisce. Stavo guardando. Allora, quindi ho sentito. Oh, pianoforte. Scusa. Allora, voi lo mangereste un triplo panino del genere, questo pseudo super hamburger poggiato sulla tavoletta di un cesso arrugginito, sporco, sudicio, incrostato, guarda che schifo. Cioè, tu lo mangeresti veramente? A parte il fatto che è fosforescente, comunque vabbè. Yeah! Yeah! Ecco, a forza di mangiare dolce e salato, si hanno quei problemi. Yeah! Yeah! Tu come torna l'uscita? Oddio! Ciao! Quello era il dietologo! Quello è uno in cura da dietologo. Sì, ma l'uscita dov'è? Non sei più affamato adesso. Exit un menu. Ragazzi, abbiamo vinto. Io non so cosa commentare. Cioè, ti rendi conto? Sono 3 minuti di registrazione. 3 minuti di video. Vabbè, c'è la sigla che porterà via una decina di secondi, però... Cioè, a questo punto io direi di farne... Un altro? Se ne fa un altro? Vai, facciamo un altro. Esci. Il mouse si è fermato su Lone Lies 4. Ed è stato fatto dallo stesso sviluppatore di Free Race Horror DLC. Diamo la terza opportunità, perché la seconda gliel'ho già data. La terza opportunità a questo sviluppatore, Lone Lies 4. Cioè, Solitudine 4, così. L'1, 2, 3 che fine hanno fatto? Made with Unity, dai! Dai, sorprendimi! Ti venisse la diarrea spruzzo. Sì, ci sento ancora, ragazzi. Le mie orecchie sono ancora vive. Siamo un tizio a caso, come al solito, con la macchina fotografica che non si è mai vista in nessun altro gioco. E siamo in una foresta a caso, perché lui è fissato, questo sviluppatore è fissato con le foreste. E oh mio Dio! Cioè, il braccio rimane fermo così e la telecamera fa... Cioè, la telecamera non si... Oddio! Ma è un ovale il braccio! Il braccio è un pezzo di, non so, di pongo! Oh,
racconti. Comunque, c'è il salto. Non ho capito perché c'era quella nave all'inizio del gioco. Oddio. Ma si muovono gli alberi. Ma che razza di effetto è? Ragazzi, mi stanno facendo paura, eh. Guarda quell'albero. Oddio, se mi avvicino entra dentro. Oh, se mi avvicino entra dentro la parete, dentro il coso, il terriccio lì. La colli. No. Ok, vabbè. Non è notte, quindi un horror di giorno mi fa molto strano. Giorno, vabbè, sera. La telecamera non funziona. Io posso cliccare, ma posso correre addirittura. Dunque, vediamo se come nei precedenti giochi gli alberi sono solidi. Nel senso che non erano solidi. Ha messo la collisione, però il braccio che... Oddio, la mano è grossa, quasi la metà di un albero. E li passa attraverso. Si deve fare in questo gioco. Cioè, io sono su questo spiano così random. Survival horror c'era scritto, Oddio, ma che è finito il mondo? Sì, è finito il mondo. Ah, l'albero. È finito il mondo, sì. Oddio. Allora, vedo qualcosa di bianco in fondo laggiù e qualcosa di scuro in fondo laggiù. Sto spiano. Ora capisco perché solitudine 4. Cioè, l'1, 2, 3 si sono suicidati perché... Dio! No, aspetta un attimo. Boss è scriptato per comparire sempre nel solito punto. E non ti uccide, cioè li passi attraverso. Ma un fantasma, cioè, ha una bandiera bianca e rossa addosso, cioè, con le mani aperte, tipo che ti vuole abbracciare. Oddio, ma cos'è? Un pongo. È Mr. Pongus. Che sorride anche Mr. Pongus. No. Da davanti non vuole, eh. Da dietro sì. Gli garba di più essere preso da dietro, diciamo. Essere ripreso da dietro, cosa avete capito? E qui ci sono delle macchine già viste in quell'altro gioco con quel tizio già enorme. Che ci sono 17 macchine. Oddio, ma poi noi siamo dei giganti. Le macchine trapassabili. Il braccio tutto trapassabile. 20 macchine incastrate una dentro l'altra. Questa non si sa bene cosa succede. No, aspetta. 1, 2, 3, 4. Ecco perché l'Online 4. L'1, 2, 3 sono qui. Eccoli, hanno avuto l'incidente. E noi siamo il quarto. Nulla succede che ti ci conficchi dentro letteralmente e non serve a nulla. E quindi in tutto questo contesto mi verrebbe da domandare allo sviluppatore cosa cavolo ci devo fare con questa macchina fotografica, a parte farmi fare così e basta. Io penso che ci sia soltanto un modo per concludere questo gioco, ovvero abbattere il muro che non c'è. Ma buttati di sotto, na 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 na. E in tutto questo spiano ha messo soltanto 4 macchine incrociate. Un bel applauso allo sviluppatore. Questo era l'Online 4. Io per oggi direi di chiuderla qua. Si sta aprendo veramente bene la seconda stagione dei giochi indie da bidone dell'umido. Lasciatemi un bel polliciotto, scrivetemi nei commenti, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sul sudicio maglio che questa serie rappresenta. E noi ci becchiamo al... terzo episodio.